personale. Soddisfatto? Sono abbastanza soddisfatto, sì. Devo forse fare meglio qualcosa. Nella ripresa sì, la serata. La domenica positiva. No, soprattutto per la vittoria. Quella è la cosa più importante, perché abbiamo dato continuità. Continuità poi in casa, che dove c'è stato un grande pubblico, e quindi siamo contenti di aver onorato la partita. Ecco. Meglio rispetto a Novara, i primi minuti sono stati giocati meglio. Abbiamo mantenuto l'intensità, comunque il baricentro un po' più alto. Poi dopo qualche occasione loro ci hanno fatto arretrare, però non concedendo, forse a differenza di Novara, veramente abbiamo concesso niente. C'è stata solo un'occasione di, mi sembra, che ha sparato alto. Perché io non considero neanche la traversa, perché ora comunque ha tirato fuori l'area che alla fine si può concedere, nell'arco dei 90 minuti si può concedere, quindi siamo abbastanza contenti. Noi siamo abbastanza sereni, è normale che quando le cose vanno bene c'è l'entusiasmo e bisogna essere bravi a tenerlo nel giusto modo, ecco. Però quando si fa bene e si vince è giusto essere contenti, essere soddisfatti e entusiasti. Quindi ci godiamo un momento, è ancora presto perché bisogna aspettare ancora un po' per decidere veramente qual è il campionato. Però intanto abbiamo messo la fine in cascina. Ecco. Siete i giocatori più esperti? È complicata perché oggi abbiamo visto che il Campi si ha vinto sì, a Modena, no? 3-2. Alla fine sembrava che il pareggio di Carpi dovesse essere era sottovalutato, invece come il pareggio di Novara, cioè sono tutte partite che anche se stai in vantaggio di 2-0, 1-0, sono partite tutte difficili, perché le squadre non mollano fino all'ultimo, fino all'ultimo secondo combattono, come abbiamo combattuto noi oggi per mantenere il risultato. E è molto equilibrata, penso che si comincia a delineare, perché vedo che adesso il Palermo e l'Empoli stanno a testa, quindi sono diciamo le favorite. Ancora qualche squadra secondo me tornerà su, però noi ci godiamo un momento, siamo là.